Siamo a dimostrare a Dio, che sembra voglia eliminare il vino dalla faccia della terra, perché lo deve salvare, e cerchiamo con Michele e Masi di spiegare come mai, perché questo vino dovrebbe dimostrare che il vino merita di essere salvato. Il vino va salvato perché è nato con l'uomo, si può dire questo. Già Noè nella sua arca portò anche un po' di vino, per cui perché noi adesso nel 2010 dovremmo arrogarci il diritto di distruggere il vino, visto che sono ormai millenni che l'uomo beve il vino come alimento, come bevanda, come permetterci un po' d'allegria e anche, diciamo, per accompagnare dei cibi. Quindi il vino fa parte integrante della nostra cultura, della nostra cultura alimentare, della nostra cultura sociale, e assolutamente è una cosa che resterà per sempre. Diciamo però, vi siete scelto un vino impegnativo per dimostrare che il vino deve essere salvato, perché insomma i vini della Valpolicella sono corposi e, insomma, mica facile berli. Beh, caro Andrea, i romani usavano il metodo dell'appassimento e noi non facciamo altro che riproporre una tecnica utilizzata qualche millennio fa, per cui è una tecnica, quella dell'appassimento, con cui facciamo l'amarone, che dà dei risultati eccezionali sul vino, lo rende talmente morbido, talmente, diciamo, appetibile da un punto di vista del sia olfattivo ma anche poi gustativo, che è un vino che, nonostante abbia una gradazione alcolica interessante, perché stiamo parlando di 15 gradi e mezzo, è assolutamente un vino che si beve molto facilmente. Proviamo, proviamo volentieri. Vabbè, il naso è il solito tripudio di frutta rossa in confettura, ribes, lamponi. Se vuoi ti faccio la sfilza delle marmellate dell'IKEA, perché qua giù ci sono praticamente tutte. Teniamo conto che è un 2006, quindi chiaramente è un vino molto giovane per essere una marmellata. Però effettivamente, diciamo, è un po' esplode fuori dal bicchiere, questo bel profumo effettivamente accattivante. A me piacciono questi vini un po' piacioni al naso, sicuramente questo richiama subito la ricchezza della classica di questi vini. Ecco, il problema è in bocca, che secondo me, ecco, è raro trovare questo equilibrio, questa piacevolezza di bere. Qui sinceramente ce la ritrovo. E potrebbe essere una buona idea, effettivamente, salvare questo vino, la Valpolicella. Noi lo salviamo. Got to get back to my baby. Si chiama Mojito degli Angeli ed è fatto con menta, succo di lime, zucchero liquido, recioto del Masi, della Valpolicella, rum bianco e soda. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Voilà. Vedi, io provo, sono curioso, a me queste cose, sai che mi entusiasmano. Poi sono grande bevitore di Mojito in privato, e quindi. Normalmente il Mojito stucca, un po' stucchevole, questo non lo è, sarà la freschezza della menta, questo viene fuori, un profumo di lampone buonissimo, veramente ricco, cattivante. Ora, ci sono modi migliori di bere il recioto sicuramente, però d'estate va detto che è meglio che qua dentro ce ne sono pochi.